Assemblea che guarda alla necessità di generare un movimentismo territoriale sui contenuti, che non guarda alle elezioni, ma che guarda alla condizione di creare uno sviluppo del territorio attraverso le idee. Le elezioni sono un di cui che avviene attraverso la capacità di coinvolgimento sulle idee delle persone. Credo che in questi anni attorno al tema del civismo si sia associato molto un tema prettamente elettorale. Noi vogliamo provare a invertire questa rotta costruendo un movimento di azione politica. Alessandro Delino ci chiama raccolti suoi e dal suono delle sue trombe rispondono amministratori di tutto il territorio. E così a Lecce si tiene la prima assemblea regionale che mira a riallacciare il filo con le comunità attraverso un'organizzazione capillare sui territori. Il fine? Riportare la politica ad essere luogo di discussione e di confronto e spazio costruttivo di proposte e soluzioni. Noi ci collochiamo in un'area progressista, senza dubbio, siamo alleati delle anime del centro-sinistra, però costruiamo raggruppamenti e coalizioni attorno alle idee. Un progetto che anche a Lecce guarda alle prossime elezioni amministrative, dove Dellino ci sembra avere le idee chiare. A Lecce il movimento è collegato a sostegno di Carlo Salvemini. Con diventa quindi un movimento politico che si struttura nell'intera regione e presenta di fronte ad una folta platea la squadra provinciale e i macrotemi su cui costruire proposte politiche. Da oggi posso annunciarlo finalmente, è un movimento politico pugliese e quindi si trasforma da lista civica nata in appoggio al presidente Emiliano a movimento politico regionale. L'obiettivo di CON è quello di creare un contenitore che attragga tutte quelle associazioni, personalità, gente che è stanca degli algoritmi dei partiti, che invece vuole iniziare a rifare politica partendo dal territorio.